L'ordinanza di custodia cautelare con cui fu disposto l'arresto di Michele Portone, accusato dell'omicidio premeditato del carabiniere in congedo Silvano Nestola, non sarebbe stata sufficientemente valutata dal GIP, che si è limitato a ricopiare la richiesta avanzata dalla Procura. E questa è la motivazione alla base dell'annullamento del provvedimento e della clamorosa scarcerazione dell'indagato ad opera del Tribunale del Riesame di Lecce presieduto da Carlo Cazzella, accogliendo il ricorso presentato dall'Avvocato Difensore Francese. Conte, limitatamente alla parte in cui si evidenzia come l'ordinanza del Gip Sergio Tosi fosse la riproposizione integrale delle ipotesi dell'accusa, il riesame ha rilevato come il giudice preliminare non abbia effettivamente svolto un vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi ricorrendo a formule stereotipate senza spiegare la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in sostanza, la scarcerazione del settantenne di Sandone non è legata alla bocciatura del lavoro investigativo dei carabinieri del Comando Provinciale di Lecce né di quello dei pubblici ministeri Paola Guglielmi e Alberto Santa Catterina. I giudici del riesame non entrano assolutamente nel merito dell'impianto accusatorio censurando invece il modo con cui è stata redatta l'ordinanza cautelare. Il GIP opera una riproduzione integrale degli esiti delle indagini, scrive il riesame nella sentenza di annullamento e in particolare della valutazione degli indizi formulata dal pubblico ministero, persino riportando l'identica suddivisione dei singoli paragrafi contenuti nella richiesta, senza vagliare autonomamente gli elementi. Due le strade per la procura di Lecce dopo il deposito delle motivazioni dell'annullamento, puntare sul ricorso in Cassazione, probabilmente con scarse possibilità di successo, o integrare le indagini con nuovi elementi probatori, in modo da richiedere al GIP l'emissione di una seconda ordinanza di custodia cautelare in carcere. Nel frattempo, Michele a portone è tornato a casa e senza alcun vincolo.